Buongiorno a tutti. Questa micro lezione è dedicata alla creazione e alla valutazione di materiale online, in particolare pagine web, pensate per i ragazzi o le ragazze dalle medie in su, ma anche gli ultimi anni della primaria, direi. Partiremo da ricerche recenti relative al comportamento dei ragazzi e delle ragazze posti di fronte a materiale per l'apprendimento online o comunque da leggere online. In base a ciò vedremo alcune semplici linee guida per favorirne la lettura. Vediamo insieme dunque alcune di queste ricerche e queste linee guida. La gran parte dei ragazzi e delle ragazze di oggi nella cultura occidentale è abituata allo smartphone, perlomeno possiamo darlo quasi per scontato, ma questo non vuol dire che sappiano utilizzare le pagine web nella maniera in cui ci aspettiamo. La comprensione in particolare approfondita del testo nei ragazzi e nelle ragazze non è matura come la comprensione approfondita del testo che possiamo aspettarci dagli adulti e comunque non per tutti avviene e si sviluppa allo stesso modo. Inoltre, la capacità di ritrovare le informazioni a colpo d'occhio, quelle rilevanti, è meno sviluppata che negli adulti perché non hanno ancora sviluppato le stesse strategie che hanno gli adulti nel reperire le informazioni in un testo. Inoltre, i ragazzi e le ragazze tendono ad avere molta meno pazienza degli adulti. Per esempio, se la pagina non si carica subito o non c'è subito una risposta chiara ad un'azione che hanno compiuto, tenderanno ad abbandonare la pagina. Come evitiamo tutto ciò? Ecco, le euristiche distillate per cercare di evitare problemi come questo. Soprattutto, visibilità dello Stato, come alcune raccomandazioni che ci possono evitare domande come: che cosa ho fatto? È andata a buon fine la mia azione? Cosa devo fare ora? Non vogliamo che il ragazzo si ponga queste domande. Una prima regola relativa alla visibilità dello Stato è rendere visibile ciò che è sempre utile avere sott'occhio e in che stato si trova. Per esempio, lo stato della rete. Non è successo quello che ci si aspettava perché si è scollegato il ragazzo dalla rete. Oppure, e il compito ha a che fare col tempo, metteremo sempre ben visibile qualcosa che ha a che fare con il tempo, cioè l'orologio. Seconda regola è ben informare i ragazzi e le ragazze in relazione all'esito delle azioni che hanno compiuto. Se hanno fatto clic per caricare il compito, dobbiamo in qualche modo far sì che ci sia una barra di progressione relativa al fatto che questo compito viene caricato. E quando è stato caricato, è bene dare un feedback intermedio: bravo, l'hai caricato, lo guarderò appena possibile, o bravo comunque per averlo caricato in tempo, piuttosto del silenzio. Corrispondenza con il mondo reale. Non vogliamo che i ragazzi si pongano queste domande. Che cosa vuol dire quella parola? Che cosa rappresenta quell'icona? Ogni pagina web dovrebbe parlare la lingua della persona a cui è indirizzata, con parole, frasi e concetti familiari all'utente, a meno che non siano oggetto di apprendimento, come skeuomorfismo. Meglio comunque evitare frasi complesse e periodi lunghi articolati sul web ed è bene controllare che la scelta cromatica sia efficace anche per chi ha problemi a riconoscere i colori, che vuol dire nel caso della popolazione maschile a quanto pare un ragazzo su 12. Un buon strumento per verificare come vengono percepiti i colori è quello che trovate in questo video. Inoltre, un'altra buona regola per favorire la corrispondenza con il mondo reale è la seguente: nella scelta degli elementi della pagina web è importante seguire le convenzioni del mondo reale, facendo apparire le informazioni in un ordine che appare naturale e logico per chi legge o coerente con la rappresentazione scelta. Qui vediamo il classico esempio dell'icona della cartella. Questa ci suggerisce l'azione, cioè apertura e vedere dei contenuti. Questo vuol dire quella parola strana che abbiamo visto prima. Controllo e libertà. Vogliamo evitare che i ragazzi e le ragazze si pongano la seguente domanda: ho sbagliato, come faccio a tornare indietro? Non so più farlo, voglio CTRL Z. Non solo i ragazzi, non solo le ragazze, anche noi spesso compiamo azioni per errore e abbiamo bisogno di un'uscita di emergenza chiaramente contrassegnata e veloce da prendere, il più veloce possibile per i ragazzi, o comunque un modo rapido per contattare chi ci può dare un aiuto. Un'altra buona regola è favorire una navigazione chiara e semplice, il più semplice possibile per chi è più giovane. Coerenza e standard. Vogliamo evitare le seguenti domande. Perché se seleziono l'icona di Twitter, o perlomeno quella che percepisco come l'icona di Twitter, mi compare Facebook? Perché la freccia per andare avanti non sta a destra e sta invece a sinistra?
Gli utenti non dovrebbero chiedersi mai se azioni differenti hanno lo stesso risultato o se una stessa rappresentazione, per esempio quella dell'uccellino, porta a due risultati differenti o a un risultato che non mi aspetto in base alla mia interpretazione standard di quell'icona. Inoltre, con i ragazzi e le ragazze più giovani, sotto i 12 anni, io direi bambini, è bene evitare interazioni complesse, offrendo una scelta sola per raggiungere un risultato. Più semplice la pagina, eventualmente con una buona animazione funzionale all'apprendimento, meglio è. Riconoscimento contro richiamo. Non ricordo cosa devo fare qui. Cos'è questa parola? Cos'è questa cosa? Allora, è importante ridurre lo sforzo mnemonico, che non è oggetto di apprendimento, rendendo visibili le azioni e le opzioni da riconoscere. Se voglio richiamare il significato di questa parola, cercherò di farlo dando dei suggerimenti che favoriscano il fatto che il ragazzo riesca poi a compiere l'azione che intendo con quella pagina o con quel concetto. Estetica e minimalismo. Uff, tutta sta roba da guardare o leggere. Non toccherò la parte di estetica, è lunghissima, è complessa, ma toccherò il minimalismo, che vuol dire? Le pagine non dovrebbero contenere informazioni irrilevanti o raramente necessarie. Ogni unità di informazione compete con unità di informazioni rilevanti e ne diminuisce la relativa visibilità. Se voglio insegnare geografia, vorrà dire che tutto ciò che c'è in quella pagina riguarderà geografia e quel concetto specifico che voglio che il ragazzo apprenda. E cercherò di porre l'argomento al centro della sua attenzione visiva, per lo più al centro dello schermo. Concludendo, i punti chiave sono i seguenti che abbiamo affrontato. Gli adolescenti in rete, come tendono a comportarsi? Alcune euristiche distillate per cercare di favorire un uso più semplice possibile delle pagine web che andremo a creare o che andremo a far utilizzare ai ragazzi. Visibilità dello stato, corrispondenza col mondo reale, controllo e libertà, coerenza e standard, riconoscimento contro richiamo, estetica, non l'abbiamo fatta, ma abbiamo visto minimalismo, chiaramente. Vi lascio con alcuni approfondimenti. Il sito relativo a queste ricerche relative ai comportamenti degli adolescenti online, nonché le euristiche complete di cui vi ho offerto solo alcune, diciamo così, piccole pillole. Questo conclude questa parte dedicata alle euristiche. Una prossima lezione potrebbe essere dedicata invece, adesso conosco le euristiche bene, e come faccio a creare un'interfaccia da pagina web? Ecco, ci sono delle tecniche, una è il wireframing e probabilmente potremo vederle insieme in una prossima lezione in micropillole. Buona giornata a tutti.